reato di peculato si parte innanzitutto dal presupposto normativo che ci stiamo occupando di una società partecipata, partecipazione pubblica. Alcune ipotesi di peculato hanno riguardato per esempio l'amministrazione della spesa stessa della società per fini non istituzionali, vale a dire per fini esclusivamente personali, quale il ricorso a beni di lusso, a soggiorni di piacere assolutamente svincolati da quella che era l'attività gestionale della società, e spesso con rimborsi spese assai elevate, poste poi ovviamente alla voce costi della società, ripeto, a partecipazione. Coinvolto l'intero consiglio d'amministrazione? Gran parte. Comunque un'intera classe dirigente, politici, imprenditori, professionisti. Vabbè, noi ci occupiamo di quello che è il procedimento, poi per il resto la valutazione di tipo sociale la faranno altri. Però bene. Nel procedimento, abbiamo uno spaccato piuttosto desolante. Tiziana Bagnato per la CNews 24.